Abruzzo lento nella spesa dei fondi europei, tanto da risultare la 15ª regione su 20. Lo denunciano i consiglieri regionali d'opposizione nel presentare l'interpellanza che hanno depositato con l'obiettivo di ottenere risposte dal presidente Marco Marsilio. Negli uffici della regione di Pescara, Luciano D'Amico e gli altri componenti della coalizione hanno lamentato come in Abruzzo i fondi si spendano poco e male. Al 31 dicembre 2023, per il ciclo di programmazione 2014-2020, le risorse non utilizzate ammontano a 1 miliardo 312 milioni di euro su un totale di 3 miliardi e 165 milioni. Per il ciclo di programmazione 2021-2027 invece le risorse non utilizzate ammontano a 1 miliardo 179 milioni di euro su un totale di 1 miliardo 185 milioni. Questi i numeri resi noti dal centro-sinistra, che chiede un netto cambio di passo. Lamentiamo che allo stato attuale ci sono dei ritardi e lamentiamo soprattutto che non venga utilizzata questa leva strategica per portare la nostra regione su un sentiero di sviluppo stabile, su un sentiero di sviluppo che sia fatto di innovazione e di modernizzazione. Dobbiamo riprendere una gestione ordinaria con una visione strategica. Quei fondi ci servono all'Abruzzo per modernizzarsi. L'altro tema che